Scusi? Sì? Lei è Isabella? Ah, sì. Come hai fatto a saperlo? Innanzitutto sono 10:30 e poi ho visto la margherita nella sua mano. Ah, è vero. E lei è Enrico, vero? Sì, come fa a saperlo? Beh, un po' perché mi ha chiesto se sono Isabella e un po' perché ha l'ombrello aperto e non piove. Ah, è vero. Vogliamo entrare? Ma se ci vedono? Passeremo inosservati. Venga, venga, la prego. Ci conosciamo appena e siamo già tutte e due sedute allo stesso tavolo. Ma Isabella si usa. Ma io non l'ho fatto mai, è la prima volta. Cara, adorabile piccina. Oh, il contatto della carne. Oh, il contatto del liquido. Ma Isabella, perché fa così? Si dovrà ben abituare alla mia presenza, alla mia vicinanza. Cosa sarebbe questa storia di tavoli separati, eh? Ma mia mamma dice che è più igienico, ecco. Oh, non la prego, non si avvicini. Ma cosa penserà la gente? Sola. Che cosa prende? Io adesso prendo e me ne vado. Volevo dire cosa le servo. Whisky, gin, grappa? No, un cappuccino. Ah, bene, un cappuccino. Tiepido. Tiepido. Chiaro. Chiaro. Zucchero a parte. Ma non poteva dirmi tutto insieme? Io sono timida. Lo avevo capito. Pronto? Pronto, Isabella, sono Enrico. Oh, Enrico, oggi non mi ha mai telefonata. Perché? Lo sa che quando non mi telefona io sto male. Ma dov'è adesso? Sono qui, vicino a lei. Ma che strano, la sento così lontana. Sarà il microfono che ho otturato. Hai? Ah, Isabella, sono qui vicino a lei. Vuole che venga più vicino ancora? Oh, no, non la prego. Rimanga lì dov'è. Ma mi parli però, mi parli tanto. Del nostro amore dobbiamo saperlo solamente lei, io ed il cornetto. Isabella, ci sono delle cose impossibili a realizzarsi telefonicamente. Per esempio, vorrei tanto stringerla. Ah, stringa il cornetto. Vorrei tanto baciarla. Enrico, baci il cornetto. Vorrei tanto abbracciarla. Abbracci il cornetto. Ma vorrei accarezzarla. E accarezzi il cornetto. Isabella, ci devono essere sempre dei cornetti tra di noi. La faccio soffrire, vero Enrico? Tanto, tanto. Vedi Isabella, io l'ho portata qua in questo locale perché sapevo che c'era il telefono a circuito interno. E lei quando telefona è differente, perde la sua timidezza, è un po' più irruente, diciamo così. Isabella, vuol fare di me un uomo veramente felice? Guardi. Adesso metta il telefono sul tavolo, poi lo riprenda tra le mani, faccia il numero 7, il numero del mio tavolo, e mi dica così: pronto amore, sono il numero 6, son qui che t'aspetto, vieni, prendimi, portami via con te, verrò dove tu vorrai, capito? Veramente Enrico, no, non ho capito bene, mi scusi. Lei adesso lascia il telefono sul tavolo, poi fa il numero 7, il numero del mio tavolo, e mi dice così: pronto amore, sono il numero 6. Bene, vieni, sono qui che ti aspetto. Prendimi, portami via con te e verrò dove tu vorrai. Capito? No. Va bene. Dunque, pronto amore, sono il numero 6. Vieni, prendimi.
Pronto? Amore, sono il numero 6. Ti prego, vieni, prendimi e portami dove tu vorrai. Ti aspetto. Oh. Isabella. Oh, devo proprio aver sbagliato numero. Ma non gli posso dire di no. Sono una timida. Ciao.